hai un'entità di riferimento che non per forza sia legata alla cultura delle streghe? Sei sicuro che vuoi saperlo? Quindi tu mi stai dicendo che quello che è un po' il giudizio delle persone che sostengono che queste coin e questi, diciamo, questi adepti che seguono queste culture si ritrovino come all'interno di una setta, me lo confermi. Quindi tu, secondo quello che mi hai raccontato, vivi con delle regole, devi rispettare dei segreti, per cui ti faccio una domanda diretta. La tua è una setta? Se per te vivere in una setta vuol dire vivere con regole in un luogo sacro, allora sì. Per cui la mia domanda adesso è un po' forte questa domanda, ma voglio che tu mi risponda se ti è possibile farlo. All'interno della tua coven, e quindi all'interno di questo spazio sacro, come mi hai detto prima, voi eseguite rituali magici? Assolutamente sì, però la maggior parte dei nostri rituali avviene grazie alle nostre doti, se così si possono chiamare. Questi rituali magici che voi fate, sono dei rituali in cui fate dei sacrifici utilizzando esseri umani o animali? Assolutamente no. Che cosa utilizzate per fare dei rituali? Non so, tipo utilizzate delle erbe sacre che raccogliete in natura piuttosto che elementi particolari. Che cosa utilizzate per fare questi rituali? Sì, usiamo molti elementi naturali, però la maggior parte. Questa è una domanda che ti voglio fare da quando sei entrata in questa stanza. Per essere attivata a diventare una strega o una sacerdotessa, le attivazioni, i rituali, tutte le cose che tu hai fatto, sia su di te che sugli altri, ma mi interessa soprattutto sapere su di te. Ci sono stati alcuni di questi momenti che sono stati fisicamente dolorosi per te? Dolorosi sì, ma sotto un profilo energetico. E qui, ragazzi, l'intervista si stava per concludere, ma ho voluto fare ancora due domande particolari a questa strega. Mi ha incuriosito la sua vita, il suo modo di essere, la sua totale privacy. Ciò che mi è piaciuto ancora di più è stato il suo rispettare i segreti della coven nella quale vive. Il credere fortemente in quello che fa e l'essere, anche se in maniera particolarmente strana, una persona molto, ma molto particolare, una persona con delle grandissime potenzialità. E invece credi nel diavolo?